Puntata straordinaria di Pillole da Montecitorio dedicata alla legge elettorale. Che cosa? Sarà semplice, ma anche non breve, penso. E cioè, siccome vi ho sempre detto che quello che più mi ha spinto a prendere questa iniziativa non violenta, questo sciopero della fame, è il ritenere assolutamente inaccettabile che per 10 mesi ormai, anche più, da quando la Corte Costituzionale ha bocciato il referendum, tutti i partiti, tutti i leader politici si fossero pronunciati dichiarando urbi e torbi la necessità di modificare l'attuale legge elettorale e che questi mesi sono stati rinfarciti di infiniti appuntamenti mancati e rilanciati il giorno stesso in cui si mancava, insomma una farsa assolutamente insopportabile, soprattutto se la leghiamo a quelli che sono i problemi seri in questo momento che la politica ha in termini di credibilità con i cittadini. E vi ho detto appunto di queste dichiarazioni, di questo stop and go, di questo stucchevole vai avanti e torna indietro. Ho pensato che forse la cosa migliore, anche se porterà via del tempo, è plasticamente darvi una cronistoria delle dichiarazioni, degli appuntamenti che si sono succeduti da gennaio a questa parte. Cercherò di essere rapido, cercherò anche di non sorridere troppo, perché poi sono sempre sorrisi amari quando si arrivano alle conclusioni che conoscete, ma penso che sia veramente utile. Se qualcuno non ha nulla da fare, ci vorrà un po' di tempo, ma penso che può essere istruttivo. Partiamo dal 10 gennaio, il giorno prima che la Corte Costituzionale debba decidere sul referendum che dovrebbe abolire il porcellum e ritornare al cosiddetto Mattarellum. Apre casini le danze, dicendo a prescindere dalla Consulta la legge elettorale va cambiata comunque. Quindi segue Bersani. Quel che auspico è che si arrivi a una nuova legge elettorale meditata e migliore di quella pessima che abbiamo oggi. Può mancare forse Alfano? No, infatti non manca. Verrà presentata una proposta in Parlamento nel più breve tempo possibile. Poi arriva la decisione della Consulta, l'11 e il 12, il giorno dopo, riprendono le dichiarazioni di impegno. È Bersani che dice: noi da domani siamo impegnatissimi a portare a buon fine la riforma. C'è anche D'Alema che scende in campo dicendo: un via libera della Consulta al referendum avrebbe obbligato il Parlamento ad agire, ma c'è un obbligo morale perché la legge elettorale attuale è insostenibile e inaccettabile per i cittadini. Udite udite, la riforma va fatta in tempi rapidi. Anche Maroni, perché non è solo la maggioranza che appoggia Monti, ma come vi dicevo a tutti i partiti, prende posizione e dice: ora la legge elettorale va cambiata, altrimenti si offenderebbe il sentimento democratico dei cittadini. Eh beh sì, in effetti è così. Ma appunto partono le prime iniziative. Il 12 gennaio la DN Kronos ci dice che il PD chiede che vengano convocate al più presto le conferenze dei capigruppo di Camera e Senato per avviare subito un percorso e decisioni sulla riforma della legge elettorale. Da questo momento inizia il teatrino di cui vi ho sempre parlato e che cercherò di descrivermi. E Frattini, il 14 gennaio, che dice: il porcellum va rottamato, altrimenti saranno i cittadini a rottamare noi. Ecco appunto. D'Alema a Treviso: io penso che bisogna fare la riforma della legge elettorale e che questo è un dovere morale del Parlamento. Ancora Fini che scende in campo, perché ci sono anche le istituzioni che si sono impegnate in questi mesi. Auspico che nei 14 mesi fino al termine della legislatura si lavori alla riforma della legge elettorale. Ecco appunto, diciamo, Fini non si è sbilanciato troppo, ha parlato entro la fine della legislatura, 14 mesi, diciamo che ne sono passati 8-9, è difficile pensare che quello che non si è fatto in 8-9 mesi si faccia in 3-4, ma noi ovviamente andiamo avanti e speriamo in questo. Il 16 gennaio è Casini che ci dà un grande annuncio, cioè annuncia un prossimo incontro con gli altri leader e iniziano così a studiare le prime mosse. Bersani, il 17 gennaio: oggi facciamo una riunione istruttoria del partito per capire come incalzare e con quali iniziative procedere per arrivare veramente ed effettivamente ad una nuova legge elettorale. E quindi il PD si fa carico di cominciare a muoversi per fare degli incontri bilaterali. Il Partito Democratico, il 17 gennaio, ci dice la DN Kronos, chiederà alle altre forze politiche di avviare una serie di incontri bilaterali su legge elettorale e riforme istituzionali. Nel frattempo i leader dei partiti incontrano il Presidente della Repubblica, sensibilissimo su questo argomento e che non ha mai mancato di far sentire la sua voce. È il 18 gennaio, dice Bersani, al Quirinale ho portato la nostra idea sul percorso per le riforme istituzionali e per quella elettorale. C'è un'assoluta urgenza per noi di arrivare a una nuova legge elettorale e siamo impegnati su questo. Alfano
va anch'esso da Napolitano, e dice che i cittadini devono scegliere i propri parlamentari. Quante volte l'abbiamo sentita questa cosa? Addirittura l'Italia dei Valori, abbiamo visto la Lega prima, l'Italia dei Valori, che pure con Napolitano non ce l'ha poco, in quel caso lo esalta e dice: bene il Colle, stavolta la riforma si deve fare, è Di Pietro che parla. Arriviamo così al 20 gennaio, torna a parlare Napolitano, che dice che il Parlamento può impegnarsi con celerità, e prende posizione anche il Presidente del Consiglio, perché diciamo tutti sono intervenuti su questo argomento assicurando e rassicurando. Auspico, dice Monti, che il dialogo possa dare frutti su questi, quei temi che non sono nelle mani del Governo, come la riforma elettorale e i regolamenti parlamentari. Credo che sia uno spazio politico di grande importanza. Lo crediamo tutti, purtroppo mi pare che le cose stanno diversamente, caro Presidente. Ma è il Presidente della Camera che, come dire, in qualche modo raccoglie il testimone di tutti questi auspici e dice: nelle prossime ore concorderò con Schifani un'agenda. E questa è la notizia che ci viene data, udite udite, il 21 gennaio. Ma a questo punto, tre giorni dopo, visto che pare che molto non accada, il PD con Anna Finocchiaro e Dario Franceschini hanno inviato una lettera a Renato Schifani e Gianfranco Fini perché venga convocata urgentemente una capigruppo congiunta di Camera e Senato per individuare un percorso condiviso e certo sulle riforme, a cominciare da quella, indovinate un po', della legge elettorale. E iniziano gli incontri tra le forze politiche, in particolare PDL e PD concordano sull'esigenza di cambiare l'attuale sistema elettorale, restituendo, indovinate un po', ai cittadini il diritto di scegliere i propri rappresentanti. È quanto si legge in una nota congiunta del 7 febbraio al termine dell'incontro tra PDL e PD alla Camera. A questo punto Bersani spiega, perché gli altri si sono un po' ingelositi, che sulla riforma della legge elettorale stiamo facendo tanti incontri con tante forze politiche e quello di oggi con il PDL è stato un incontro positivo. Se son rose, fioriranno. Ecco, viene da pensare che più che rose fossero crisantemi. Ma andiamo avanti. La legge elettorale. Va avanti il confronto e spunta addirittura l'ipotesi di una mozione unitaria. Infatti è la DN Cronos che il 9 febbraio ci dice che oggi il PD ha chiuso le sue consultazioni con le altre forze politiche. Il PD da parte sua prova a stringere i tempi. Franceschini ha chiesto a Cicchitto l'impegno ad arrivare entro marzo a una mozione di indirizzo unitaria con lo stesso testo di Camera e Senato. Il capogruppo del PDL non ha risposto no, però. Certo, sottolinea Cicchitto, occorre, indovinate un po', un serrato lavoro preparatorio. E Bersani rassicura: sulla riforma della legge elettorale non ci sono ostacoli insormontabili, possibile fare passi avanti, non siamo su un binario morto. Era l'11 febbraio, ma c'è ancora tempo. Intanto gli Sherpa, l'avete sentito nominare, dei vari partiti cominciano a lavorare ed è Violante che illustra il timing di come dovrebbe essere il punto del percorso. Il 15 febbraio il PD, dopo avere quasi ultimato il giro di consultazioni con le altre forze politiche, pensa ad una riforma legge elettorale in autunno. Purtroppo siamo già arrivati a praticamente l'inverno e ancora non c'è neanche in una delle due camere. Ma diciamo, per qualcuno sembra quasi che inizino a cambiare le priorità, oppure ci si renda conto forse di essersi spinti troppo avanti. Allora rassicura subito Alfano di non avere fretta, perché dice: pensiamo di potercela fare entro la legislatura per la riforma istituzionale e la legge elettorale. Bersani lo stesso giorno, cioè il 17 febbraio, dice: con Alfano e Casini non abbiamo discusso di legge elettorale, ci sono contatti ma c'è ancora da discutere. Quindi, come vedete, i passi avanti di qualche giorno fa erano già diventati il 17 febbraio un po' più vaghi. Ma il 18 febbraio c'è una dichiarazione di Bersani che ci rassicura, perché dice che la legge elettorale per il PD è la priorità numero uno. Abbiamo incontrato tutti, anche la Lega. Abbiamo cominciato a mettere dei paletti che diano margini di discussione. Beh, era il 18 di febbraio. Il 21 febbraio, però, tutti noi un po' titubanti, diciamo, un punto di vera rassicurazione ce lo dà il segretario dell'UDC Cesa. Sono molto ottimista sulla possibilità che si arrivi a un'intesa sulla legge elettorale e sulle riforme. È una grande sfida e noi ci siamo. Questo ci diceva il 21 febbraio Cesa. L'Italia dei Valori intanto chiede di fare probabilmente una cosa meno ambiziosa ma magari più concreta, e cioè formalmente chiede ai Presidenti di Camera e Senato di disporre all'ordine del giorno delle commissioni parlamentari l'inizio della discussione ufficiale e trasparente della riforma sulla legge elettorale.
in fondo è solo il 21 febbraio. Ma c'è già chi mette le mani avanti, in particolare Franceschini, ci dice l'AGI il 22 febbraio, il PD non si presterà mai a una condivisione di responsabilità nel caso non si faccia nulla in tema di riforme istituzionali e legge elettorale. Questo appunto l'ha detto Franceschini al termine della riunione del gruppo parlamentare che si è svolta alla Camera, era il 22 febbraio. Intanto continuano gli incontri tra le forze politiche, ma non si manifesta il contravvertice tra Bersani, Casini ed Alfano, e ce lo dice l'AGI, il 5 marzo la bozza sulle riforme è stata consegnata ai segretari di partito di PDL, PD e Terzo Polo, ma non è ancora chiaro quando si terrà un vertice dei leader per fare il punto. Di certo viene riferito in ambienti parlamentari, il timing è serrato e l'accordo politico deve essere trovato in tempi rapidi. A questo punto, diciamo, Napolitano, che capisce che le cose non stanno andando esattamente per il verso giusto, convoca i presidenti di Camera e Senato. E il 7 marzo l'ANSA ci dà questa notizia, vertice al Quirinale fra Napolitano, Fini e Schifani, riforme costituzionali e legge elettorale con relativi calendari sono stati al centro dell'incontro. È confermato, ci dice sempre l'ANSA, che le riforme partono dal Senato e dopo la prima lettura si prosegue con la legge elettorale. Cauto ottimismo, secondo quanto si apprende, sul punto di arrivo, ahimè. Il 23 marzo Schifani, che ha al Senato sia la legge elettorale che le riforme costituzionali, comincia a prendere il toro per le corna perché non si può perdere tempo, e quindi l'ANSA ci dice che da Milano Schifani ci fa sapere che va modificata la legge elettorale, indovinate un po' per cosa? Per restituire ai cittadini il diritto di scegliere i propri rappresentanti, ed è indispensabile il consenso più ampio di tutti i partiti. Fare le riforme istituzionali entro l'estate è una scommessa che non può essere persa, dice niente po' di meno che il Presidente del Senato. Nel frattempo, incuranti di questo, i partiti continuano a rimpallarsi e fare lo scaricabarile. Il 26 marzo Bersani dice è prioritaria e indifferibile la nuova legge elettorale, parlando alla direzione del partito. E gli fa eco Franceschini. Il PDL non vuol far... il PDL vuol far saltare la riforma della legge elettorale. Siamo in aprile, forse non si farà nulla sulla riforma elettorale, ha ammesso, e forse era magico profeta, ma c'è subito lo stesso giorno Letta, il vice segretario del Partito Democratico, mette le mani avanti e dice ragazzi non scherziamo, la legge elettorale è la nostra priorità assoluta, va cambiata, è necessario l'accordo con gli altri partiti in Parlamento e quindi è inutile e controproducente cercare ora di scaricare le colpe sul PDL e il Terzo Polo. Questo dice Letta e appunto il PDL si fa sentire subito, e Cicchito che lo stesso giorno interviene e dice non è affatto vero quanto afferma Franceschini, il PDL è impegnato a realizzare una nuova legge elettorale come dimostra il fatto che a suo tempo, ha iniziato un giro di incontri proprio con tutti gli altri gruppi parlamentari e proprio sui temi della riforma costituzionale e della legge elettorale. E così siamo arrivati al 27 marzo. E il 27 marzo è ancora Bersani che in relazione all'incontro ufficiale che si è svolto tra finalmente i tre segretari dei partiti che appoggiano Monti dice è stato un incontro utile, abbiamo fissato paletti su percorso e alcuni contenuti, ovviamente ci riferiamo alla legge elettorale, sono stati fatti passi avanti, un passo buono mi sembra e ci rivedremo presto, credo, dice il segretario del PD, addirittura la prossima settimana. Bene. Ripartiamo con un altro timing, abbiamo azzerato, ricominciamo da capo. Allora, ci dice l'AGI, il vertice di maggioranza ABC cui hanno partecipato i tecnici, i famosi Sherpa, che hanno lavorato alla cosiddetta bozza violante, ha deciso di accelerare molto i tempi. Nel giro di un paio di settimane, notate, un paio di settimane, verranno presentate le modifiche costituzionali e la nuova legge elettorale. 27 marzo, anno del Signore, 2012. Napolitano apprezza, anche speranzoso, e infatti dice il Presidente della Repubblica ha ricevuto questo pomeriggio a Palazzo del Quirinale il Presidente del Senato Schifani e nel corso dell'incontro il Capo dello Stato ha espresso il suo vivo apprezzamento per l'impegno manifestato dal PDL e dal PD e dal Terzo Polo a collaborare per arrivare senza indugio, incardinandole parallelamente un insieme di modifiche della Costituzione e la revisione della legge elettorale. Il Presidente Schifani ha dal canto suo prospettato concrete ipotesi di organizzazione a tal fine, indovinate un po', dei lavori del Senato. Eravamo al 27 marzo. Il 29 marzo si va oltre il Presidente
del Senato getta il cuore oltre l'ostacolo. Da Bruxelles dice: per riuscire ad approvare una nuova legge elettorale entro l'attuale legislatura, il Parlamento è pronto a fare la sua parte lavorando anche di domenica, anche d'estate, perché il Paese chiede modernizzazione e non possiamo sottrarci a questo impegno. Fischia, direte voi. Eh sì, però le tensioni intanto sotto il piano istituzionale del Presidente del Senato continuano. E infatti il 2 aprile, ci dice un'agenzia dell'Italia, le tensioni nel PDL sulla legge elettorale mettono a rischio l'intesa ABC, quella di, vi ricordate, qualche giorno fa, quella raggiunta dai leader politici Alfano, Bersani e Casini nel vertice della scorsa settimana. E i tempi, indovinate un po', rischiano di allungarsi. Domani sarà una giornata determinante, di mattina si terrà la direzione del PDL e servirà proprio a trovare una posizione comune sulla riforma elettorale. Ora, il 3 aprile, a distanza di una settimana dal vertice, come abbiamo detto, dei tre segretari di partito, non c'è ancora, ovviamente, nonostante sia stato già minacciato da tempo, alcun testo. A questo punto il Presidente del Senato, che teme di aver capito di essersi esposto troppo, chiede di fare in fretta e dice l'ANSA: cambiare la legge elettorale è una scommessa che coinvolge la credibilità dei partiti. Inizia a capire. Tutti a parole vogliono cambiarla, lo dicono, ma ancora non vedo depositati i testi. Vorrei invitare i partiti, indovinate un po', a fare in fretta. Il 4 aprile, di fronte a queste parole del Presidente del Senato, di nuovo, dopo il pessimismo, un'ondata di ottimismo. E ovviamente un altro appuntamento. Ce lo dice l'AGI. Nuova riunione dei tecnici dei partiti di maggioranza sulla riforma della legge elettorale. Gli Sherpa, eccoli, hanno fatto di nuovo il punto in una riunione che, secondo quanto si è appreso, viene considerata, indovinate un po', positiva, perché segna dei passi avanti. Il nuovo appuntamento sarà a metà della prossima settimana e servirà a concretizzare, quindi, indovinate un po', una bozza di articolato che ancora non c'è. Eravamo al 4 aprile. Ora, passano una quindicina di giorni e i tempi previsti, quelli previsti ancora dagli Sherpa, in realtà non hanno prodotto molto, e quindi Schifani torna a parlare e dice: di legge elettorale si parla tanto, ma non vedo arrivare proposte. Il Senato è pronto a lavorarci. Eh sì, il Senato sì, ma evidentemente i partiti e i senatori un po' meno, quindi i mobili del Senato sicuramente sono pronti. E il 24 di aprile, di nuovo Schifani: aspetto e spero. Così il Presidente del Senato, Renato Schifani, rientrando a Palazzo Madama, risponde ai cronisti che gli chiedono della riforma della legge elettorale. Parla Schifani e intanto i partiti riprendono a litigare. Casini, il 24 aprile, dice: c'è un tentativo di sabotaggio della nuova legge elettorale, è un tentativo trasversale che va da destra a sinistra da parte di chi si sta rassegnando e preferisce andare al voto, impensato un po', con l'attuale legge elettorale, cioè quella che lui ha votato e da Presidente della Camera ha fatto votare anche con strappi regolamentari non di poco conto, ma siccome tutto si dimentica e tutto è bello, ci rimprovera proprio Casini. E allora subito incalza D'Alema, sempre il 24 aprile: io penso che appena passate le elezioni amministrative bisogna calendarizzare la riforma elettorale. Ora vi ricordate i 15 giorni, poi l'incontro e poi no, adesso siamo già arrivati a passate le elezioni amministrative e Violante gli fa eco: o il testo arriva in aula entro maggio, siamo già arrivati a maggio, o la legge elettorale non si farà. A quel punto però, ammonisce Violante, i partiti responsabili della paralisi si dovranno assumere questa responsabilità davanti agli elettori. Ecco, questa sarebbe una buona idea. Napolitano a questo punto pensa che sia necessario, come dire, ridire qualcosa, perché le sue parole, che davano sempre la sensazione di essere state colte nel loro valore, nel momento in cui sono state pronunciate, poi nei fatti in realtà non hanno avuto delle conseguenze di questo tipo. E quindi da Milano, il 14 maggio, dice Napolitano, la riforma della legge elettorale è essenziale e mi pare sia un impegno da tutti considerato assolutamente ineludibile. È così, è un impegno come tutti quelli che sono stati presi fino ad oggi, che purtroppo però è solamente a parole. E infatti che cosa succede? Dovevamo fare, ricordate, marzo, aprile, maggio, il ballo delle amministrative, siamo arrivati ai ballottaggi. AGI, riforma al rallentatore al Senato, nonostante il pressing del capo dello Stato Giorgio Napolitano,
L'iter procede a rilento. Per Carlo Vizzini, presidente della Commissione Affari Costituzionali, l'obiettivo è chiudere in commissione entro il 25 maggio. Quando approderà in aula, però, non è ancora deciso. Domani una conferenza dei capigruppo potrebbe già affrontare la questione. Per la legge elettorale è totale stand-by, tutto rinviato, indovinate un po', dalle amministrative, però le amministrative sapete che c'hanno doppio turno, quindi eravamo stati imprecisi, a dopo i ballottaggi. Bene, e i ballottaggi si svolgono e finiscono anche, e allora c'è di nuovo una riunione tecnica, ma in realtà questa riunione tecnica che era prevista per il 22 o il 24 maggio, in realtà non si svolge, e il 22 ce lo dice l'AGI, è stallo sulla riforma della legge elettorale, all'indomani dell'esito del ballottaggio, nonostante gli appelli da più parti a fare presto, in primis del Capo dello Stato, la partita non è riaperta. Stamattina era prevista una riunione dei tecnici, ma c'è stato un nuovo rinvio. Questo è quello che riferisce uno degli sherpa, che la situazione è bloccata e adesso diventa difficile che si riesca ad arrivare ad una sintesi. La prossima settimana, la prossima riunione, infatti, viene spiegato, non produrrà, già lo sanno, alla fine un articolato, ma soltanto un documento riassuntivo delle diverse ipotesi sul tavolo che verrà trasmesso ai leader. Oh, sia chiaro che siamo ancora tutto che si gioca fuori dal Parlamento, cioè nelle stanze dei partiti e nei colloqui, nei vertici tra i diversi capi partito. A questo punto, diciamo, la situazione appare più chiara e per evitare di rimanere col cerino in mano, i leader cominciano a dirsene una con l'altro, e cioè comincia il segretario del PDL Alfano, che, diciamo, per stringere e mettere, come dire, contro il muro e all'angolo il segretario del PD Bersani, dice: entro il terzo venerdì dalla direzione nazionale del PD propongo Bersani un accordo sulla legge elettorale. Quindi entro 3 settimane dalla direzione del PD, stiamo al 6 giugno, voi che pensate che entro la fine di giugno ci sarà pronta la legge elettorale? E se non lo pensate, ve lo dice Bersani, 3 settimane si decide se c'è l'accordo o no. E lì si decide all'aperto. Considero che i tempi sono ormai molto stretti, Alfano ha detto 3 settimane, gli rispondo: bene, 3 settimane e si decide se c'è l'accordo o no. Era l'8 giugno, siamo al fine di ottobre. Ma ancora, diciamo, 2-3 settimane per l'accordo sulla nuova legge elettorale, basta sceneggiate da PDL e PD, l'accordo c'era già. E poi c'è Casini che dice: non c'è nessuna sceneggiata, è una cosa seria, vogliamo trovare l'intesa sulla legge elettorale in 3 settimane, c'è un impegno totale, questa è la volta buona, ci mettiamo la faccia. Caro Casini, voglio suggerire al terzo polo e Casini di cooperare, e questo è quello che dice Enrico Letta, cioè che ha messo la faccia perché era sicuro che ci sarebbe stato questo incontro, che quello che diceva Casini, che erano delle sceneggiate, non era vero. Ecco, il risultato è che questa dichiarazione del 9 di giugno, diciamo, oggi appare un pochino spericolata, diciamo, da parte del vice segretario Letta, però il 22 giugno incalza di nuovo l'altro partito della maggioranza, cioè l'UDC, che dice: l'UDC rilancia sulla legge elettorale, entro luglio bisogna arrivare ad una soluzione. E siamo già, diciamo, passati e siamo superata la primavera, superata la Pasqua, superato tutto, siamo arrivati a luglio. E allora, diciamo, siccome non siamo contenti di tutte queste date annunciate, stop and go e via dicendo, il 26 giugno solennemente Alfano parla al popolo e dice: entro luglio contiamo di approvare un testo che modifichi gli aspetti di questa legge elettorale che hanno infastidito l'opinione pubblica, ma sarà frutto di un ripensamento generale. Stiamo studiando una sintesi condivisa per un'intesa che non credo sia lontanissima. 26 giugno. Diciamo, queste rassicurazioni però, nonostante tutto, al primo inquilino del Colle, diciamo, non convincono fino in fondo, e lui torna a dire: auspico vivamente che si giunga ad una conclusione positiva sul già concordato progetto di più circoscritte modifiche costituzionali, che da esso sia coniugata un accordo da portare all'approvazione del Parlamento su quella nuova legge elettorale la cui necessità è stata riconosciuta dal più ampio arco di forze parlamentari da me consultate all'inizio dell'anno. E siamo al 28 giugno. Voi dite: vabbè, era intervenuto Napolitano, proclami, siamo pronti, luglio e via dicendo,
agli inizi di luglio la legge elettorale è fatta. Certo, il 4 luglio, vi leggo la notizia che arriva dall'ANSA, nell'ormai infinita trattativa tra i partiti della maggioranza sulla legge elettorale spunta l'ennesimo veto incrociato. Molti nel PDL ora dicono no all'ipotesi del provincellum, cioè al sistema elettorale in vigore per le elezioni provinciali, idea spuntata nei giorni scorsi per tentare di uscire dall'impasse, facendo tornare così i protagonisti di questa, di questa sorta di gioco dell'oca alla casella di partenza. Non è una sorta di gioco dell'oca, è peggio. Il 7 luglio sono scadute le famose 3 settimane, anzi ne sono scadute pure più delle 3 settimane che si erano dati, vi ricordate, la direzione Alfano, dopo 3 settimane dalla direzione... Ecco bene, allora Anna Finocchiaro, capogruppo del PD al Senato, tuona: il tempo è scaduto! Si deve arrivare presto in Parlamento per riuscire a fare una discussione trasparente nelle aule di Camera e Senato. Non si può fallire anche sulla legge elettorale, così come è avvenuto per le riforme costituzionali, ormai destinate a finire su un binario morto. Fischia, direte voi. Vabbè, allora ci siamo arrivati, quindi è luglio, chiudiamo tutto prima dell'estate, andiamo in vacanza, cari senatori, ma almeno abbiamo portato lì in porto la legge elettorale. Il 9 luglio arriva una lettera di Napolitano ai presidenti delle Camere, di Camera e Senato, e dice che l'autorevole opinione dei presidenti delle Camere possa concorrere, sollecita Napolitano, a sollecitare la ormai opportuna e non rinviabile presentazione in Parlamento di una o più proposte di legge. Perché dice questo Napolitano? Perché fino ad ora tutto è stato fatto fuori dal Parlamento, nelle stanze dei partiti. Delle proposte di legge, anche rimettendo a quella che sarà la volontà maggioritaria delle Camere la decisione sui punti che non risultassero oggetto di più larga intesa preventiva, rimanessero quindi aperti ad un confronto conclusivo. Confronto che, ebbene, non resti ulteriormente chiuso nell'ambito di consultazioni riservate tra i partiti. Beh, voi direte, dopo che Napolitano parla in questo modo, non si può, bisogna assolutamente fare qualcosa. E come no, infatti io comincio lo sciopero della fame il 4 luglio, ma diciamo in l'ANSA ci informa il 9 luglio che in Commissione Affari Costituzionali al Senato non abbiamo, è Vizzini che parla, non abbiamo un testo con una maggioranza di persone a sostenerlo. Ci sono 35 testi fatti da singoli senatori e un paio di riforme che possono essere rappresentative dei partiti, ma nulla di cui possa venire fuori un testo unificato, che è impossibile se non c'è una proposta dei partiti. È esattamente il gioco dell'oca. Il 9 luglio Schifani e Fini a questo punto concordano per capigruppo il prima possibile. Infatti ce lo dice l'ANSA: il Senato non appena definito il testo non si sottrarrà all'impegno, pur in presenza di un intenso calendario dei lavori in questa fase significativamente condizionato dall'esigenza di assicurare in via prioritaria l'esame di numerosi disegni di legge presentati dal governo, a avviare il processo sulla legge elettorale. Ecco appunto, il 10 luglio si svolge la capigruppo e, indovinate un po', nuovo appuntamento, nuova scadenza, 10 giorni. La Commissione Affari Costituzionali avrà 10 giorni di tempo per mettere a punto un testo da presentare poi all'Aula di Palazzo Madama, e per questo ha dato 10 giorni di tempo alla Commissione Affari Costituzionali presieduta da Carlo Vizzini per mettere a punto un testo da presentare poi in Aula. Il relatore del provvedimento, avverto il capogruppo del PDL Maurizio Gasparri, era e resta il PDLino Malan. Siamo al 10 luglio, quindi ci siamo dati 10 giorni, che se non sbaglio la mattina di un'opinione è il 20 luglio. Nei giorni successivi, diciamo, al di là di queste apodittiche dichiarazioni, la situazione è quella che si presenta. Non c'è niente, nessuna novità per Luigi Bersani. I 10 giorni sono uno stimolo a fare sul serio, a capire se si possa fare la riforma, Carlo Vizzini. Ma in queste condizioni sono pochi per fare una legge elettorale, sottolinea un misterioso tecnico della materia del PDL. Se non c'è un via libera politico non si va da nessuna parte, sta tutto lì, dice un altro tecnico, sempre misterioso, ma questa volta del centro-sinistra. Sentenza Calderoli: 10 giorni sono un tempo troppo stretto. Bene, ma invece il presidente della Commissione Affari Costituzionali Vizzini ci crede e ci dice il 17 luglio, cioè ormai passati anche i 10 giorni famosi: se dovessi scommettere, scommetterei che la prossima volta non votiamo con questa legge elettorale. Ecco, vorrei avere davanti a me il presidente Vizzini e chiedergli:
E se avessi scommesso, che cosa avresti scommesso? Perché così adesso sapremo bene che cosa ti sei giocato. Ma il 19 giulio, come vi dicevo, sono passati gli ulteriori 10 giorni che si erano dati e diciamo viene, ce lo dice l'ANSA, convocato un comitato ristretto sulla legge elettorale, quello che secondo la conferenza dei capigruppo del Senato avrebbe dovuto fare in 14 giorni una proposta di riforma da presentare all'Aula. Di fatto questo comitato ristretto neanche la prossima settimana sarà in grado di mettere a punto un testo base, quindi non licenziarlo, neanche metterlo a punto. Ad ammetterlo sono gli stessi relatori, Enzo Bianco PD e Lucio Malan PDL. I componenti del comitato ristretto, tra cui D'Alia, Calderoli eccetera eccetera, sembra che abbiano concluso un primo giro di tavolo per presentare le diverse proposte di riforma sulle quali poi mercoledì prossimo, giorno in cui torneranno i ministri, i relatori dovranno riferire. Ma le posizioni, indovinate un po', dice Bianco, restano molto distanti, benché ci sia una volontà da parte di tutti di arrivare ad una soluzione. Beh, allora siamo tranquilli. Infatti il 23 luglio qualcuno sta meno tranquillo ed è Maroni che chiede di tenere aperte le Camere. La Lega chiede ai presidenti di Camera e Senato di tenere aperto il Parlamento in agosto, indovinate un po', per approvare una nuova legge elettorale. Il 25 luglio i segretari dei partiti forse pensano che sia utile ritornare a riunirsi, infatti ce lo dice l'ANSA, nel vertice durato 45 minuti si è parlato, a quanto si apprende, di riforme tra cui, indovinate un po', la legge elettorale. C'è il vertice, si rilancia e ovviamente immediatamente si ricomincia a litigare. E infatti il 26 luglio, dichiarazione di Bersani, Bersani è piuttosto irritato perché anche questo è un uovo di giornata. Già ieri sera il messaggio era diverso. Aspetto domattina per vedere cosa c'è di nuovo. Siamo già al 7º-8º messaggio diverso riferito alle dichiarazioni di Alfano. E a questo punto interviene anche Casini, che fa una constatazione, diciamo, veramente pragmatica. Sta finendo la legislatura e abbiamo l'impellenza di fare un passaggio sulla legge elettorale prima dell'estate in uno dei due rami del Parlamento. Io che già ormai sto a parecchi giorni in sciopero della fame, dico vabbè, ci siamo, il mio obiettivo era quello di un voto al Senato prima dell'estate, siamo arrivati. E infatti io, come dire, proseguo, annuncio che proseguo per essere vicino a dare forza a questa decisione. E il 27 luglio, il 25 luglio Alfano, faccio un appello a Bersani perché non sia testa dura e sia più flessibile, perché se no dovrà spiegare lui ai cittadini che si è voluto tenere il porcellum. Quindi siamo ritornati a prenderci a schiaffi. Il 20 luglio si ritorna al comitato ristretto, è Quagliariello che parla, stiamo per tornare al comitato ristretto in cui dovranno essere presentati i punti in cui c'è accordo e le varianti su cui bisogna discutere. Notizia fondamentale che ci viene data dal vice capogruppo del PDL Quagliariello al Senato. E a questo punto anche Maroni confida i suoi timori e dice: sulla legge elettorale o si chiude la trattativa entro le prossime, e già stiamo ad altre 2 settimane, o temo che la legge elettorale non sarà cambiata. Per questo ho chiesto che resti aperto il Parlamento. Ecco, siamo arrivati al 31 luglio, è convocato di nuovo il comitato ristretto. E intanto, diciamo, altri parlamentari si aggiungono, come sapete, al mio sciopero della fame con una staffetta che andrà avanti fino alla fine d'agosto. Ma a questo punto Schifani, che non può pensare che le cose vadano così dopo tutti gli annunci, prende di nuovo la parola. Ed il 31 luglio dice: mi auguro un accordo tra i partiti di maggioranza sulla legge elettorale per evitare ripercussioni sul governo. Signori e signori, altro appuntamento. Entro dicembre, aggiunge, può essere approvata. Mi auguro anche prima, ma adesso prende un po' le misure e dice: ma la gatta presciolosa fa i gattini ciechi. E infatti, diciamo, è la convinzione un po' di tutti. E torna a intervenire anche come dire, Monti, il quale Monti dice: i partiti colmino il gap di credibilità con la legge elettorale. E addirittura le imprese, che pure, diciamo, non hanno una diretta competenza su questo, ma ormai veramente tutti sollecito al Parlamento, dicono non più rinviabile una legge elettorale. A questo punto però, diciamo, non possiamo far finta che andiamo in vacanza, no? Quindi adesso ci penso io, dice Schifani. E quindi il 3 agosto, dice Schifani, ho auspicato da tempo che si arrivasse ad un'intesa sulla legge elettorale e ritengo doveroso che questa si trovi in Parlamento e non nelle segrete stanze private. Il comitato ristretto, ascoltate, il comitato ristretto
è stato autorizzato, niente po' di meno, a riunirsi sempre, anche durante agosto, fino a quando non verrà trovata un'intesa. Siamo al 3 agosto, direte voi. Vabbè, adesso questa intesa, diciamo, arriverà. Adesso devo anche sistemare la telecamera alla quale ho dato un calcio. Bene. Abbiamo detto al 3 agosto. Il comitato si aggiorna al 7 agosto, il comitato ristretto, e la commissione affari costituzionali ci dice che potrebbe votare un testo definitivo il 10 settembre, perché intanto si va in vacanza, però diciamo si lavorerà durante le vacanze a qualche tavolo del bar, e che proprio perché noi siamo attenti a dare le date, ci viene detto dal comitato ristretto che appunto il testo definitivo potrebbe essere votato il 10 settembre in commissione affari costituzionali, e che potrebbe venire licenziato dall'aula entro il 30 di settembre. Poi ad ottobre potrebbe esserci il passaggio definitivo alla Camera. Segnalo che ancora non è stato, siamo all'inizio del voto degli emendamenti in commissione al Senato. Ma a questo punto Gaetano Quagliariello fa sentire anche lui la sua voce e dice: entro settembre avremo il testo base. Abbiamo dato mandato ai relatori affinché mettano a punto una proposta che raccolga le istanze di tutte le forze politiche e che diventi il testo oggetto dell'esame per la Commissione Affari Costituzionali e poi per l'Aula. Il 9 agosto, diciamo, a irrorare questo ottimismo, vi è la parola di Violante che fissa la nuova deadline. Tra settembre e ottobre tutti determinati. La legge elettorale tra settembre e ottobre si farà, dice Violante. C'è la determinazione di tutti. E diciamo, è il Corriere della Sera che dà questa notizia, ripresa poi dalle agenzie. Abbiamo visto che purtroppo siamo arrivati alla fine di ottobre e, come vi ho detto, ancora stiamo messi piuttosto maluccio. Il 10 agosto Napolitano, che evidentemente non sembra avere proprio esattamente la stessa fiducia che ha Violante, torna a parlare e dice che la riforma della legge elettorale è un impegno inderogabile. Basta rinvii, sono inquieto nel non vedere ancora vicino ad un approdo le discussioni sulla nuova legge elettorale, in un dibattito che procede fra alti e bassi. E questo è Napolitano, ma a questo punto, siccome non manca mai qualcuno che trova sempre il modo di dire la parola giusta al momento giusto, è di nuovo il nostro vice segretario Enrico Letta che il 23 agosto su Twitter sentenzia e informa: sulla nuova legge elettorale l'accordo c'è e fra poco verrà comunicato. Ma Maurizio Gasparri è tutto ancora in alto, per Maurizio Gasparri è tutto ancora in alto mare per via dei collegi voluti dal PD ma abborriti dagli ex AM, e quindi ricominciamo da capo. In realtà passa il tempo, ci avviciniamo alla fine delle vacanze e quindi probabilmente si riprende un po' di fiducia. Infatti è Bersani che da Reggio Emilia, durante la festa del Partito Democratico, dice: vedo francamente la possibilità, e la vedevo già a luglio, di una nuova legge elettorale che cancelli il Porcellum. Questo ci diceva Bersani. Per non essere da meno Buttiglione, il 26 agosto l'accordo sulla legge elettorale è pronto da prima dell'estate. Bene, il 27 agosto, a due giorni dalla prima riunione del comitato ristretto dopo le ferie, Vizzini, come dire, non essendo pienamente convinto di questo nuovo scia di ottimismo, perde anche un po' la pazienza e dice il 27 agosto: se alla prossima riunione del comitato ristretto, prevista per mercoledì prossimo, stiamo al 27 agosto, i relatori non annunceranno qualche passo in avanti dopo la tempesta di notizie che si è letta in questi giorni sui giornali, in questi giorni, Vizzini, sono 10 mesi, chiederò la convocazione della seduta plenaria della Commissione affinché questo venga registrato. Però a questo punto interviene uno dei relatori, Bianco, il 28 agosto: non arrivano a tuttora indicazioni definite su alcuni punti qualificanti della riforma della legge elettorale da parte delle maggiori forze politiche. E allora sottoporremo domani al Comitato un documento con le varie posizioni, è quello che dice Bianco. Infatti il 29 agosto puntualmente il documento non viene presentato, ma c'è un altro rinvio, ce lo dice Lanza: ancora nulla di fatto e ancora un rinvio per il comitato ristretto incaricato di mettere a punto un testo base di riforma della legge elettorale.
Al termine della riunione i relatori Enzo Bianco e Lucio Malan si sono detti ottimisti sul fatto che entro la fine di settembre il Senato possa approvare un testo che modifichi l'attuale porcellum, ma allo stesso tempo non c'è alcuna bozza e si sono elencati soltanto i punti bla bla bla. Bene, allora si prefigura, diciamo, qualcuno però dice che nonostante questo vedrete, addirittura si arriva a parlare di un mercoledì da leoni, e il presidente della commissione affari costituzionali Carlo Vizzini avverte che il prossimo mercoledì, stiamo sempre al prossimo, siamo al 29 agosto, prima di tutto andrà a riferire al numero uno di Palazzo Madama Renato Schifani lo stato dell'arte a cui si è arrivati in comitato ristretto, dopodiché sempre mercoledì prossimo convocherà l'ufficio di presidenza della commissione per mettere a punto un calendario dei lavori, al termine del quale ci sarà la riunione plenaria della commissione nella quale verrà formalizzato quanto fatto finora sul fronte della legge elettorale. Infine, sempre nella stessa giornata ci sarà una nuova riunione del comitato ristretto nel quale il pidellino Catalo Quagliariello spera che si possa presentare la legge elettorale. Infine, ci siamo, sempre nella stessa giornata ci sarà una nuova riunione del comitato ristretto nella quale ci sarà un testo base. Il prossimo, udite, annuncia Malan, l'altro relatore, sarà, speriamo, un vero e proprio mercoledì da leoni. Ora, eravamo al 29 agosto e il 31 agosto Bersani non la pensa allo stesso modo. Sulla legge elettorale abbiamo detto chiaramente la nostra posizione. O si fa o meno, bisogna chiederla a Berlusconi. Non lo sapremo, non lo so neppure io. Sono un po' stanco perché il racconto. A questo punto, diciamo, il realista Calderoli dice la sua, siamo arrivati al 4 settembre. Quella alla quale stiamo assistendo è tutta una sceneggiata dove si finge da una parte e dall'altra che il confronto stia producendo qualcosa. Invece, parole di verità, siamo sostanzialmente fermi al punto di partenza. Eravamo al 4 settembre e il 5 settembre, dopo le minacce di Schifani, che preferisce non minacciare più perché fa anche brutta figura, ci sono quelle di Vizzini. Una nuova minaccia, che è la stessa della settimana prima, e ancora arriva poi il monito di Schifani. Abbiamo fatto una ricognizione, sottolinea Quagliariello, ma le distanze rimangono con noi che siamo per il premio, di questo avevamo penso pure capito, il premio al partito e le preferenze, loro che sono, indovinate un po', per il collegio e il premio di coalizione. Ma speriamo di fare dei passettini in avanti. Quell'altra ha parlato il mercoledì da leoni, quest'altro invece dice dei passettini avanti. Non vogliamo gettare tutto il lavoro fatto all'aria. Ecco, se forse più che altro gettiamo l'aria fatta finora, perché il lavoro non si è visto. E allora, come vi dicevo, anche Vizzini, che il 5 settembre tuona, se nella prossima, vi ricordate quello che aveva detto la settimana prima? Lo dice adesso. Se nella prossima settimana non ci saranno novità, dove dopo aver informato il presidente Schifani proporrò di tornare in commissione da comitato ristretto, perché l'unica sede dove si può continuare questo dibattito è la sede plenaria dove si discute, ma alla fine si vota anche. E stiamo al 5 settembre, voi direte quindi il 10 settembre, il 12 settembre, il 14 settembre, il 5 ottobre. Schifani, non si può stare fermi sulla riforma della legge elettorale. Se la situazione di quasi stallo permarrà, porrà la questione alla capigruppo, udite, per le determinazioni del caso. A questo punto ritornano i partiti, i leader, e da Cernobbio, il 9 settembre, Alfano dice: alla fine della fiera non si può interrompere il percorso di riforma della legge elettorale perché non si trova un'intesa in commissione. Se c'è uno stallo, occorre andare in aula. È il 9 settembre. Bersani da Reggio Emilia dice: esistono forze politiche e ce n'è una, la nostra, che ha consegnato per tempo la sua proposta e che ha reso trasparenti anche i punti di un possibile compromesso. Bene, quindi voi direte, ci siamo. L'11 settembre l'ANSA ci dice che la settimana precedente si erano irrigiditi sulle rispettive posizioni i diversi partiti, ma questa settimana Calderoli dice che hanno addirittura fatto un passo indietro. E allora Vizzini l'11 settembre torna a farsi sentire: aspetterò ancora questa settimana, i 15 giorni dall'altra settimana vado da Schifani, aspetterò ancora questa settimana, poi se dalle forze politiche ancora non arriverà alcuna segnalazione andrò dal Presidente del Senato per riferire che è da farsi tutto quello che ci siamo già sentiti. In realtà Vizzini, essendosi forse reso conto che questa cosa l'ha detta almeno 6 volte
e diciamo non l'ha mai fatta, il giorno stesso, non aspetta la settimana, va dal presidente Schifani. E uscendo dall'incontro, indovinate cosa si dice? Il presidente del Senato è determinato sulla decisione di lavorare per un'intesa la più ampia possibile sulla legge elettorale. Vizzini ha detto che in assenza di novità, entro martedì si atterrà alle scelte della capigruppo sulla riforma. Bene, e ricomincia Schifani. Il presidente del Senato, il 13 settembre, lancia un appello al senso di responsabilità dei gruppi parlamentari e delle forze politiche sulla legge elettorale, perché questo nodo deve essere sciolto definitivamente in tempi brevi. Si avverte l'esigenza che venga, pensate un po', investita l'Aula. Ovviamente l'appello viene colto in pieno dai partiti. Infatti il 15 settembre, dichiarazione di Cicchitto, il PD vuole tornare a votare col Porcellum. Va fatto ogni sforzo per trovare una soluzione concordata sulla legge elettorale. Certo che c'è l'impressione che un settore del PD rifiuti ogni soluzione di compromesso per andare alle elezioni con l'attuale sistema elettorale. Te pare che a Cicchitto non arriva subito la replica del presidente dei senatori Finocchiaro? Cicchitto, smetta di dire stupidaggini, lui che il Porcellum l'ha votato. Bene, andiamo avanti così. Addirittura c'è Berlusconi, che non si era mai fatto sentire fino ad oggi e che giustamente fa i suoi conti, e che da Venezia dice, l'Ansa ci dà notizia, Silvio Berlusconi sottolinea che la sua eventuale candidatura alla premiership dipende dalle condizioni che si verificheranno da qua e da quale sarà la legge elettorale. Diciamo che addirittura è arrivata prima la decisione di Berlusconi che non la nuova legge elettorale. Ma il 16 settembre a questo punto Alfano rompe gli indugi e dice una parola chiara: noi vogliamo che una legge elettorale si faccia presto per restituire ai cittadini il diritto di scegliere i propri rappresentanti in Parlamento. E questo l'avevamo capito. Pensiamo che entro la prima decade di ottobre, come si sta impegnando ad ottenere il Presidente del Senato, la legge elettorale nuova ci sarà. Era il 16 settembre. 17 settembre. E Vizzini, che torna a parlare, la capigruppo di domani stabilirà il ritorno in commissione dal Comitato Distretto, nel frattempo non ha prodotto assolutamente nulla, della discussione sulla legge elettorale. E i tempi per Laura, ma un tempo per la commissione, pur non lungo, dovrà esserci. E quindi qui ricominciamo, siamo ritornati dal comitato ristretto alla commissione, la commissione che però ora ha bisogno del tempo, quindi ci vorrà del tempo per andare in aula, e va bene. A questo punto interviene Bersani, che dice: se sto alle carte che hanno presentato fin qui, siamo al caro amico. Ecco, forse sì, ci è arrivato pure Bersani. Il 18 settembre la capigruppo finalmente calendarizza l'esame, voi pensate in aula, ma di che? In commissione, per la settimana successiva. Ripeto, 18 settembre. Dalla prossima settimana, ci dice l'Ansa, la commissione affari costituzionali del Senato comincerà ad esaminare la riforma per la legge elettorale. Lo ha deciso all'unanimità la conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama su proposta del presidente del Senato Schifani. Ed è Schifani che il 18 settembre dice: questa scelta serve a fare in modo che le forze politiche abbandonino i tatticismi e si assumano su di sé la responsabilità di arrivare alla più larga convergenza. Poteva mancare Vizzini? Se i tatticismi delle forze politiche, come detto dal presidente Renato Schifani, permarranno, è difficile che si arrivi in aula con un relatore. Magari ci arriviamo con un pacchetto di cose su cui abbiamo trovato un raccordo. Certo, l'optimum sarebbe avere due relatori, questo lo diceva pure, vabbè, lasciamo perdere, ma se arriviamo in aula anche solo con i punti su cui procede e prende una decisione, possiamo ben essere felici. Queste sono le rassicuranti dichiarazioni di Vizzini. A questo punto la Commissione deve produrre e votare un testo nei 15 giorni successivi, pena il voto dell'Aula al buio. Questo è quello che ci hanno detto Schifani ed anche Vizzini. E il comitato ristretto, che era stato incaricato prima delle vacanze di mettere a punto un testo base entro 10 giorni, ha fallito la sua mission. Pertanto, il ragionamento di alcuni capigruppo, meglio tornare in commissione e contarsi, ma la commissione presieduta da Carlo Vizzini avrà ben 2 settimane di tempo per tentare di arrivare ad un testo condiviso, e nei prossimi 7 giorni ogni partito dovrà presentare ufficialmente la propria proposta. Siamo al 18 settembre. Napolitano vede e trema. Siamo ancora di fronte ad un'estrema difficoltà a realizzare quelle innovazioni istituzionali che potrebbero dare maggiore stabilità e credibilità al nostro sistema. Anche il povero Presidente della Repubblica non sa veramente più che dire, poveraccio. Il 24 settembre Vizzini ci dà una speranza.
Adesso è il tempo per verificare in pochi giorni se, come io mi auguro, è ancora possibile un confronto responsabile che realizzi un'intesa sulla legge elettorale sostenuta da una maggioranza ampia. Deve essere chiaro che è dovere della Commissione fornire in ogni caso all'Aula un testo base auspicabilmente con un mandato ai relatori. E stiamo al 24 settembre. Il 27 settembre Bianco annuncia che si sta per partorire. Il 2 ottobre si vota per il testo base. E infatti è Bianco che dice: la settimana prossima entriamo nella fase conclusiva dell'ormai troppo lungo, ma dai, esame parlamentare del DDL di riforma della legge elettorale. L'orientamento unanime maturato oggi è che martedì la Commissione possa votare per l'adozione del testo base. Quindi si comincia a votare, poi si fissa il termine per gli emendamenti. Stiamo al 27 settembre. Poi la settimana successiva in Commissione potrà esaminare il testo e licenziarlo in modo da rispettare l'impegno che l'Aula possa votare un testo votato in Commissione. Se su questo c'è consenso unanime. Bene, il 2 ottobre si rimanda però già la riunione dal 2 al 4 ottobre. Poi c'è tutta la mediazione di Calderoli che propone i suoi testi, che è un po' singolare che quello che ha fatto il Porcello propone anche una mediazione per superarlo, ma il 2 ottobre la Commissione Affari Costituzionali del Senato potrebbe votare già giovedì, questo ci dicono il 2 ottobre, il prossimo l'adozione di un testo base sulla riforma della legge elettorale. La traccia di lavoro sarebbe quella messa a punto da Calderoli, finalmente la luce a quanto dice Vizzini e lascia un altro giorno di riflessione ai partiti. Per la prima volta c'è un segnale tra mille preoccupazioni e tentennamenti, questo segnale è la proposta di Calderoli, che giovedì si possa arrivare al primo risultato di un testo base. Oggi abbiamo approvato una proposta di metodo, lasciamo un giorno di riflessione ai gruppi e ai partiti che hanno un ruolo in questa vicenda. Ma siccome ci eravamo spinti ancora una volta un po' troppo avanti, ci pensano subito Bersani e Casini a mettere i puntini sulle i. Sull'ipotesi di un accordo sulla legge elettorale, dice il 2 ottobre Bersani, si è sparso troppo ottimismo. C'è ancora molto da fare. Vediamo se qualcosa si muoverà dopo l'impasse di questi giorni, ma i nostri paletti sono noti e non transigiamo. E Casini, per non essere da meno, dice: mi sembra confusa la proposta Calderoli. Io non l'ho vista, ma dice Cesa, quello che vi ricordate l'ha detto a gennaio, ci siamo, che non va bene. Così il leader dell'UDC, Pier Ferdinando Casini, boccia la proposta di mediazione sulla legge elettorale di Roberto Calderoli. E infatti il 4 ottobre la Commissione rinvia su richiesta del Partito Democratico ma appoggiata anche dal PDL, indovinate un po', alla settimana successiva. Il 4 ottobre nuovo rinvio in Commissione Affari Costituzionali del Senato sulla legge elettorale. Il PD ha chiesto infatti un po' di tempo in più per arrivare ad elaborare un testo condiviso anche con il PDL che possa essere adottato come testo base. La richiesta è stata appoggiata dal PDL mentre la Lega ha votato contro. La Commissione tornerà dunque a riunirsi mercoledì prossimo e l'obiettivo sarebbe quello di un testo a firma dei relatori PDL e PD. Quagliariello, il 4 ottobre, alla luce di questo, dice: ci auguriamo che mercoledì ci sia un testo congiunto dei due relatori e quindi si inizi a votare su quello. Il clima è cambiato e l'obiettivo è quello di arrivare a una sintesi la più ampiamente condivisa possibile. Doveva essere il 10, ma ci dice Lanza, si va alla conta sulla riforma della legge elettorale. Domani la Commissione Affari Costituzionali del Senato voterà per adottare il testo base sulla riforma, si dovrà decidere tra due testi contrapposti, quindi abbiamo perso un'altra settimana per trovare un testo unico che non c'è, tra quello del PD e quello del PDL, identici per alcuni punti ma divisi. Finalmente, habemus papam, l'11 ottobre si vota per la prima volta un testo base, quello del PDL. Diciamo, vorrei soltanto dirvi che la prima deadline che era stata data per l'approvazione di un testo base risale al 27 marzo, siamo all'11 ottobre. Ma a questo punto, diciamo, l'11 ottobre ci dice Lanza, la Commissione Affari Costituzionali del Senato ha adottato come testo base la riforma della legge elettorale, la proposta del PDL a firma di Lucio Malan, a favore hanno votato PDL, UDC, Lega ed altri partiti più piccoli, no da Italia dei Valori e PD e Cosa Nazionale, chiedo scusa, il testo contiene le preferenze e un premio del 12,5%. A questo punto Schifani si spinge perché dice è fatta. A questo punto sente di potersi prendere un impegno. 11 ottobre, farò di tutto perché entro fine mese questo testo possa approdare in aula. Ora, atteso che a fine mese ci siamo arrivati e questa è stata una promessa fatta l'11 ottobre, il povero Presidente del Senato, che è la seconda carica istituzionale del nostro Paese,
non è più neanche in grado di rispettare gli impegni e di far rispettare gli impegni che assume a distanza di 15 giorni. Arriviamo all'11 ottobre e Vizzini, per assicurare come dire, Schifani, che ricordiamo Vizzini il Presidente della Commissione, dice: la montagna ha partorito il serpentello velenoso che si chiama preferenze. Napolitano, che ovviamente tenta di metterci una pezza, dice: considero positivo l'avvenuto superamento di una situazione che vedeva trascinarsi da tempo senza risultato discussioni tra le principali forze politiche. Considero positiva, cioè, la proposizione formale nella sede appropriata del Parlamento di un concreto progetto di una nuova legge elettorale. Nel frattempo, diciamo, voi pensate, dopo tutto questo periodo, vabbè, ci sarà un po' di emendamenti, si andrà rapidamente al voto in commissione per andare in aula, e purtroppo non è così. Diciamo che vengono presentati gli emendamenti, che sono soltanto 222, e a questo punto Vizzini, che ormai deve essere positivo per forza, il 18 ottobre dice a chi gli chiedeva quando si inizierà a votare sugli emendamenti, ha replicato: non lo so, a questo punto preferisco che i gruppi abbiano tempo di guardarsi bene gli emendamenti prima di iniziare a votare, cioè dopo che si sono guardati in faccia, dopo che si sono guardati le sedi dei partiti, dopo che si sono guardati gli intenti, dopo che si sono guardati le bozze, le controbozze, le cose eccetera eccetera. Adesso giustamente c'è bisogno anche del tempo per guardare gli emendamenti, e quindi dopo aver detto l'11 ottobre che avrebbe fatto di tutto per portare in aula il testo entro fine mese, adesso Schifani ribadisce che farà sempre di tutto, ma che crede che il testo sarà in aula tra 2 settimane, quindi non prima del 6 di novembre, e ce lo dice la DN Cronos: credo che tra un paio di settimane il testo di riforma della legge elettorale sarà portato in aula al Senato, farò di tutto affinché venga rispettato l'appello del Presidente Napolitano e si giunga alla riforma. Questo era il 22 ottobre, ora il 23 ottobre l'ANSA ci dà questa notizia: continua l'andamento a rilento in Commissione Affari Costituzionali al Senato sulla legge elettorale, non è stata ancora completata infatti l'illustrazione, siamo al 23 ottobre, quindi meno di una settimana fa, l'illustrazione degli emendamenti al testo Malan, ed è dunque possibile che l'inizio delle votazioni slitti. Non è neppure detto, tra l'altro, che si parta la prossima settimana, visto che è corta, perché giovedì è un festivo. Il Presidente della Commissione, Carlo Vizzini, però avverte: se resta il porcellum, i partiti tradizionali vengono spazzati via. La notizia di oggi è sul Corriere della Sera, ce la dà Verderami, che in realtà ormai le settimane disponibili per approvare definitivamente una legge elettorale sono pochissime, e che se... questo dice Verderami, credo che i conti siano realistici, non si approva entro la metà di novembre al Senato la legge elettorale, si andrà a votare col porcellum. Io ho fatto questa lunga ed estenuante ricostruzione delle dichiarazioni perché credo davvero che forse se qualcuno di coloro che devono decidere potessero, come dire, riascoltarsi e vedere lo spettacolo e ascoltare lo spettacolo che sono stati in grado di dare in questi 10 mesi, forse probabilmente si metterebbero almeno una mano sulla coscienza e cercherebbero di non dare un ulteriore colpo così ferale alla credibilità della politica. Io vado avanti per questo perché so perfettamente, il mio obiettivo è quello che il Senato voti un testo, so perfettamente che ormai siamo oltre la zona Cesarini, io credo che sarà molto difficile, tanto più se sarà un testo che esce dal Senato con le preferenze, che la legge elettorale sarà approvata, ma davvero penso che fino all'ultimo occorre combattere, battersi. Ringrazio moltissimo anche tutti coloro che continuano nella staffetta a fare questo sciopero da fame con me, battersi perché ci sia una risposta, perché coloro che si sono impegnati e in modo anche così evidente in questi mesi e hanno rassicurato gli elettori che avrebbero fatto qualcosa, almeno qualcosa lo facciano, e questo qualcosa deve essere anche qualcosa di migliore di quello che c'è e non certamente di peggiore, ma per questo sono pronto a occuparmi poi direttamente nella battaglia parlamentare in aula alla Camera per questo obiettivo. È tutto, sono un po' sfiancato, ma obiettivamente credo che per coloro che avranno avuto la pazienza, pochissimi, forse nessuno, di ascoltare questa ricostruzione, c'è molto da riflettere, c'è molto da riflettere anche sul punto al quale siamo arrivati, e se non sia necessario anche che le persone normali, la gente, gli elettori si mobilitino per imporre un sussulto di dignità a una classe politica che evidentemente è piegata su se stessa.